Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare il firmware JESC sui nostri ESC BLLIS. Il procedimento è valido per tutti i tipi di ESC, 4 in 1, singoli o integrati nel flight controller. Il firmware JESC aggiunge l'RPM filter ed altre ottimizzazioni ed è pensato solo per ESC BLLIS. Questo perché su BLLI32 queste caratteristiche sono già incluse nel firmware base. La prima cosa da fare è scaricare il JESC Configurator, trovate il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo. Per leggere o aggiornare il firmware è necessario che la batteria sia collegata al drone, per questo motivo è importantissimo rimuovere le eliche. Questo perché durante le operazioni di aggiornamento i motori potrebbero avviarsi alla massima potenza. Dopo aver tolto le eliche e collegato la batteria, possiamo connetterci. Clicchiamo Read Setup. La primissima cosa da verificare è la versione dei nostri ESC. In particolare controlliamo in questo punto, prima del numero, se abbiamo una H o una L. Se qui abbiamo una H, gli ESC supportano appieno gli RPM filter, mentre se qui c'è una L possiamo beneficiare solamente dei 48 kHz, che comunque ci danno una maggiore durata della batteria. In ogni caso la quasi totalità degli ESC in commercio è in versione H, quindi è molto probabile che i vostri siano pienamente compatibili con gli RPM filter. Come possiamo notare qui troviamo scritto Unlicensed, questo perché JESC è un firmware a pagamento, in quanto bisogna acquistare una licenza per ogni ESC che vogliamo aggiornare. Per maggiori informazioni clicchiamo License All e poi andiamo nella Home. Qui vediamo che una licenza costa circa 2 euro, 4 licenze circa 5 euro, 20 licenze circa 20 euro, 100 licenze costano poco più di 80 euro. Trattandosi di un firmware a pagamento, una delle domande che si fanno più spesso è se la licenza può essere trasferita da un ESC all'altro. Ad esempio nel caso perdessimo il nostro drone, o magari un ESC si brucia, o semplicemente vogliamo trasferire il JESC da un 4 in 1 a un altro. La risposta è no. Una volta installato JESC su un determinato ESC, la licenza non può essere trasferita. Quindi nel caso un ESC vada perso, andrà persa anche la licenza e bisognerà acquistarne una nuova. Proprio per questo motivo lo sviluppatore ha deciso di tenere un prezzo basso e creare delle offerte per acquisti multipli. In particolare l'offerta da 20 firmware è abbastanza buona, in quanto ogni licenza costa circa 1 euro, che è un prezzo ragionevole anche qualora un ESC andasse perso. Se avete più microdroni ed ESC vari, questa potrebbe essere la scelta migliore, ed è proprio quella che andrò ad acquistare io. Se comunque avete solo un drone da aggiornare, quella per 4 ESC può andare bene lo stesso. Per quanto riguarda gli aggiornamenti invece, JESC ci dà il supporto a vita, e una volta acquistata la licenza vengono garantiti anche tutti gli aggiornamenti futuri. A questo punto non rimane che registrarci e procedere all'acquisto delle licenze. Perfetto, mi sono registrato e ho preso 20 licenze, pagandole comodamente con PayPal. A questo punto per vedere le licenze disponibili basterà andare in Account, poi My ESC. Come vedete al momento ho tutte le licenze, quindi posso aggiornare ben 5 droni. Clicco License All per aggiornare questo 4 in 1. Adesso i 4 ESC hanno la licenza attiva, tuttavia devo ancora installare il firmware JESC, quindi il prossimo passaggio è cliccare su Flash All. Ora scegliamo la versione JESC da installare in base al nostro modello. Per droni da 3 pollici in su scegliamo la versione a 24 kHz, per droni più piccoli come i Tiny Whoop scegliamo 48 kHz. Io userò questi 4 in 1 su un 5 pollici, quindi scelgo 24 kHz. Ora clicco su Flash, partirà l'aggiornamento degli ESC. Ok, a questo punto gli ESC hanno la licenza e sono attivati. L'ultimo passaggio da fare è applicare la telemetria per attivare il bidirectional D-Shot, quindi clicco su Flash All Telemetry. Qui scelgo la versione più recente disponibile e clicco Flash.
Perfetto, adesso gli ESC hanno la licenza, sono attivati e abbiamo installato la telemetria. Su JS Configurator abbiamo finito. Dopo aver concluso il procedimento, possiamo attivare il bidirectional D-Shot per gli RPM filter. Vedremo nel dettaglio come fare in un prossimo video. Intanto, come notiamo, per attivare il bidirectional D-Shot è necessario un firmware compatibile, come JESC, BLE32 o Jazz Maverick. A proposito di Jazz Maverick, si tratta di un'alternativa gratuita a JESC. Anche questo è un firmware che attiva il bidirectional D-Shot su ESC BLE-S. A questo punto ci si potrebbe chiedere perché scegliere un firmware a pagamento quando possiamo usarne uno gratuito che fa la stessa cosa. Per quanto riguarda JESC, si tratta di un firmware sviluppato da uno dei programmatori di BLE e che ha dato prova di funzionare sempre e senza problemi. Per quanto riguarda Jazz Maverick, invece, si tratta di un firmware sviluppato da terze parti e alcuni utenti hanno riportato vari problemi, tra cui death roll. C'è da dire comunque che molti utenti confermano che Jazz Maverick funziona senza problemi, quindi sicuramente è un firmware da prendere in considerazione e da provare. Lo vedremo nel dettaglio in un prossimo video. Per oggi è tutto, abbiamo visto i passaggi necessari per installare JESC su BLE-S, in modo da poter usare RPM filter con Betaflight. Se il video vi è stato utile, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se volete supportarmi, potete farlo acquistando dei link che trovate in descrizione o diventando un mio Patreon cliccando il link a fine video.